il diverso cosa deve adattare? Per l'azienda, probabilmente la sfida per le organizzazioni è riuscire a cambiare un po', non totalmente, radicalmente, per far sì che ci si vada un po' incontro, quindi che non sia solo il diverso che si deve adeguare, ma che sia anche l'organizzazione che mette nelle condizioni il diverso per poter essere un lavoratore al pari degli altri. Per cui la sfida, scusami? Però allora ritorniamo. Può essere una strategia, però ritorniamo a questa cosa qui. Poi non ci lamentiamo se nel conformismo e nella negazione della diversità non si producono i risultati. Quindi. Sì, probabilmente se rimaniamo nella metafora retorica, forse abbiamo dei limiti, continuiamo a immaginare la spazi che devono essere flessibili e modulari. In realtà, secondo me, dobbiamo concentrarci sul fatto dell'approccio mentale dell'organizzazione nei confronti della diversità. Qui probabilmente non stiamo parlando tanto di costruire ambienti che possano ospitare tutti, perché poi non esiste un mondo fatto di girare per costruire le parti, ma in realtà di avere un approccio mentale che permetta di accogliere la diversità come valore e di conseguenza che aiuti l'organizzazione ad adattarsi alla diversità. Sì, sì, no, diciamo, poi l'aspetto architettonico è più lampante quello che viene. Ecco, fermo restando che ovviamente c'è una mediazione, cioè non è che le organizzazioni sono disposte ad accettare tutte le diversità. Ogni organizzazione ha, si chiamano limiti di accettabilità. Cosa significa? Significa che in ogni organizzazione i limiti di accettabilità sono questi due paletti che ho. Ogni organizzazione culturalmente è portata ad accettare o a rifiutare le diversità dei lavoratori. Vi faccio un esempio, vi dicevo prima, società di consulenza non vengono selezionati i ragazzi con i capelli rasta. Come giudicate questa cosa? Qualcuno bene, qualcuno che è stato rasta probabilmente male, l'ha dovuto tagliare, ecco. Ecco, anche qui, giusto o sbagliato, non si sa, ma limiti di accettabilità. I capelli rasta per quella società di consulenza erano una diversità fuori dei limiti di accettabilità. Quindi se tu sei giovane, con una laurea, ti presenti alla società di consulenza con i capelli rasta, probabilmente non rientri nello standard di quella società e quindi sei fuori dai giochi. Come? Oppure sì, ti metti nelle condizioni, lo dici chiaramente, dici guarda, capelli rasta sui clienti non va bene, te li devi tagliare. E quindi è l'individuo che, ecco qui, un taglio di capelli, anche se poi mi dicono che c'è anche un legame di valori, no, nei capelli rasta, al di là ovviamente, taglio di capelli, poi ognuno fa i conti con se stesso e dice, sai che c'è, mi taglio il capello. Però qui è stato l'individuo che si è dovuto adeguare. Quindi ogni cultura ha dei limiti di accettabilità che possono più o meno essere aperti rispetto alle diversità degli altri. Quindi, come fanno le organizzazioni ad accettare le diversità? Ci sono alcune organizzazioni che per propria strategia di business non possono accettare le diversità degli altri.
Altre organizzazioni, per fortuna sempre più invece, che stanno ammorbidendo e allargando questi limiti di accettabilità, perché hanno capito che banalmente perdere, vi faccio l'esempio dei capelli rasta, per loro vuol dire perdere ad esempio un talento. Perde la propria forza. È un po' così. Adesso c'è uno scenario molto variegato, giusto? Quindi con l'andare degli anni in realtà sempre più organizzazioni stanno cercando di allargare i limiti di accettabilità in modo da inserire ancora di più le diversità, fermo restando, come vi dicevo prima, che non tutte le diversità possono essere accettate da tutte le organizzazioni, per cui la cosa intelligente da fare è che se io voglio formare un'organizzazione con altre persone è capire bene, come esattamente diceva Roberto, dal momento che siete all'inizio, capire bene quali diversità siete in grado di accettare e quali invece pensate che non siate in grado di accettare, ma non perché per cattiveria, ma proprio per business. Che cosa per voi è importante accettare perché è un valore, che cosa invece non siete in grado ad oggi di garantire. Dal momento che state per partire in questo nuovo progetto è una domanda che assolutamente vi dovete fare, perché farla dopo è più difficile. Una volta che è stato costruito, più difficile poi buttare giù i muri e adeguarsi rispetto al diverso. Farlo all'inizio vuol dire in qualche modo avere un approccio più strategico e anche più proattivo. Quindi che risposta diamo alla storiella dell'elefante e della giraffa? È possibile o non è possibile? All'inizio ce l'avevamo detti, no? Irene, dicevi? No. Roberto diceva sì e poi abbiamo trovato un dipende, forse può essere... un nì. Sì. Costruire insieme, cioè costruendo insieme strategicamente delle leggi, quindi analizzando quelli che sono i nostri limiti di accettabilità e diciamo si parte per la accettabilità, la nostra diversità insieme all'inizio, si può fare in modo diciamo più agevole rispetto a si trovarsi in una situazione nella quale poi dover valorizzare le diversità diventa un problema. E poi il problema da organizzativo diventa un problema individuale e nel momento in cui diventa un problema individuale scatta il conflitto o scatta la degenerazione. Invece prevenire, diceva la pubblicità, è meglio che curare. E quindi, esattamente, sempre lì siamo. Quindi, dimmi. Ma non è così, magari è così. E quello che deve fare? Ah, deve
potrebbe essere un ottimo. Accettiamo questa diversità. Potrebbe essere sicuramente un interessante laboratorio, da qui a dire che tutte le diversità vengono accolte e gestite, da quello che conosco io. La scorsa settimana parlavo con una mia amica che insegna in una scuola, lei insegna educazione fisica, e da quest'anno è un insegnante di sostegno di 2 bambini autistici. Scusa? Perché funziona così? Cioè lei non ha più la cattedra, si è liberato questo posto, e lei adesso farà un corso, spero, che le consenta di attrezzarsi, e lei da insegnante di ginnastica, con tutto il bene che io voglio, lei è una mia amica per l'amor di Dio, però da insegnante di ginnastica gestisce 2 bambini autistici. No, ecco, come? Sì, no, appunto, poi ecco, da qui, quindi probabilmente la scuola potrebbe essere un ottimo laboratorio per sperimentare la gestione della diversità. Ad oggi temo che siamo ancora un po' più su quell'approccio lì che... Cioè, iniziando oggi, hanno parlato di soldi, cioè, qua hanno mangiato sull'università per la credita, hanno detto, cioè, gli investimenti, parlando di soldi, sì, certo. Cioè, uno è per 5, siamo a troppo per 5 in Europa, quindi, sappiate prima, no, piuttosto che trovarvi dopo a... No, anzi, io sono qua proprio perché vi ammiro in quello che starete facendo e che andrà sicuramente bene. Però meglio, no, avere prima alcuni quadri per poi affrontarli più proficuamente. Piccolo, come si diceva, possiamo svolgere preliminarmente delle scelte che ci possono consentire, certo, di creare benefici, certo, anziché dei costi, per la gestione delle università, perché appunto il punto durante la gestione dell'azienda dovesse presentarsi all'università, come rappresenterebbe un costo non previsto per ristrutturare nuovo immobile. Invece preventivamente puntuali, forse delle scelte, possiamo costruire assieme la nostra capanna, diciamo. Esattamente, espansive, con porte espansive. Volevo farvi vedere anche. Ecco, questa è una ricerca che noi, come vi dicevo prima, facciamo ogni anno, il famoso questionario dove è stata inserita la variabile dell'orientamento sessuale. Noi andiamo a mappare un campione rappresentativo del tessuto italiano, aziende private, no, è quest'anno anche pubbliche, dove andiamo a monitorare che cosa stanno facendo sulle politiche proiettive dei diversity management. E quello che è emerso l'anno scorso è che in realtà ancora mediamente in generale le aziende si caratterizzano per avere poche politiche di gestione personalizzata alla diversità, per cui in realtà quello che dicevamo prima, le organizzazioni si muovono ancora come se gli individui, i lavoratori fossero tutti uguali. Pochi strumenti di flessibilità, perché ci siamo accorti che in realtà con gli strumenti di flessibilità spazio-temporale, quindi non parliamo di flessibilità contrattuale, in realtà le aziende che lavorano bene sulla tipologie diverse di flessibilità spazio-temporale sono aziende molto attente alla gestione della diversità. Ad oggi in realtà le aziende per flessibilità intendono ancora il part-time o la forbice di entrata e uscita dall'ufficio, che sono strumenti invece che accolgono poco le diversità dei bisogni delle persone. Nelle aziende prevale ancora un forte valore del presenzialismo, al di là del raggiungimento dei risultati, e qui mi riallaccio a quello che diceva prima il vostro collega sulla pubblica amministrazione. Ad esempio, nella pubblica amministrazione viene dato forte valore alla presenza fisica dei lavoratori, indipendentemente dal risultato che i lavoratori stessi portano stando lì tutte quelle ore. Per cui ad oggi, quello che dicevamo, prevale ancora un approccio un po' retorico, lì l'ho chiamato formale, invece che un approccio sostanziale al tema. A
alcune domande giusto per alcuni flash del nostro questionario. Ad esempio c'era questa domanda che diceva: da quando lavori presso questa azienda hai avuto la sensazione che alcuni tuoi colleghi siano stati discriminati o trattati ingiustamente dagli altri colleghi o dal tuo responsabile diretto? E quello che è emerso è che il 23%, che è questa fetta qua, dice sì, ho avuto la sensazione che alcuni miei colleghi siano stati trattati ingiustamente. La stessa domanda fatta su di sé, cioè da quando lavori presso questa azienda hai avuto la sensazione di trovarti in un ambiente ostile che non consente alle persone di esprimersi come sono realmente, e qui la fetta è 20%. Se andiamo a vedere le cause, e quindi diciamo perché pensi che i tuoi colleghi siano stati discriminati o tu pensi di essere stato discriminato, e le cause sono, qui ve l'ho messo in ordine, le persone potevano peggare più item, l'età, cioè ad oggi essere una persona o molto giovane o un po' più senior è discriminante, piuttosto che l'essere donna. E come terza variabile di discriminazione viene riportata la disabilità, prima psichica e poi quella fisica. E anche qui un'altra domanda diretta: supponiamo che la sua azienda voglia assumere qualcuno e abbia la possibilità di scegliere tra due candidati con uguali capacità e requisiti. Secondo lei, quali delle seguenti caratteristiche può giocare a sfavore? E torna ancora l'anzianità, la disabilità. È interessante vedere il look, cioè come uno si presenta può essere un fattore di discriminazione in sede di selezione. Qui abbiamo dato noi tutta una serie di possibili, e queste sono le tre più gettonate. Poi c'è la famiglia professionale di appartenenza, anche l'orientamento sessuale, ma queste sono le tre motivazioni che vengono più addotte dalle persone. Ti aspettavi qualcosa di diverso? Sì, l'anzianità è un tema caldissimo, quello che dicevamo prima. Dimmi. Queste domande riportano su questo passaggio, ma non parlerebbe di aziende, un campo. Sì, qui ho risposto 2000 dipendenti di aziende rappresentanti del tessuto imprenditoriale italiano, quindi sia grandi che piccole, che pubblica tutta Italia. Sembra veramente strano che ci sia troppo sull'anzianità. Perché qui parlo di assunzione. Guardate che sono quarantenne per il posto di lavoro. Sì, probabilmente quello che trae l'inganno è una foto di due persone molto anziane, per realtà dove per anzianità si può intendere. Sì. Anzianità ognuno interpreta come vuole, ma quello che noi vediamo è che in realtà 40-45 anni sei già al limite. Come? Io sceglievo di fare il cambio con quello che parla di un'altra azienda, io scelgo un'anziana, una persona che ha 60 anni, però non scelgo di fare il cambio a 25. Cioè, quello che mi sto per dire è che non ha, forse qui è perché si è cambiato il nostro ambiente. Perché nel comune sentire si pensa che gli anziani come sono? Lenti, più resistenti al cambiamento, giusto? Poi? Meno tecnologici. Quindi c'è uno stereotipo come? Con pieno di acciacchi, chissà quanta malattia mi fanno. Quindi c'è uno stereotipo molto diffuso che associa all'anziano queste caratteristiche e ovviamente non giocano a favore dell'anziano, non solo. C'è anche un problema di costo. Quindi quello che voglio dire è che il ruolo, l'assunzione è un ruolo di medio basso, perché se parliamo di un ruolo di dirigenziale.
però sono ruoli veramente alti alti, eh. I dirigenti quarantenni non rientrano nel mercato del lavoro, eh. Anche i dirigenti. La cosa interessante, mi faceva notare una mia amica, che una volta i bar erano frequentati dalle donne che accompagnavano i figli a scuola e poi andavano al bar a prendersi il caffè. Adesso i bar sono pieni di uomini che non hanno, che tutto il giorno non sanno cosa fare. Giovani, eh? Giovani intendo quarantenni, per me sono giovani. Poi, ecco, bisogna vedere come padri di famiglia che non riescono a rientrare. Dimmi. Sì, vabbè. Vanno lì per leggere. No, non è accorto che andrò a un bar a spendere soldi. E se non ce li hai, come fai? Okay. Siamo arrivati. Alle problematiche le affrontiamo successivamente. Ok? Allora, ah sì. Ultima cosa, poi magari facciamo una pausa. Un'altra domanda che l'ho fatto sempre nel questionario, riferita proprio alla categoria disabilità. Come viene percepito il disabile nella sua organizzazione? E le crocette, quindi gli item più gettonati, sono obbligo di legge e ritorno d'immagine. Mentre pochissime persone segnano il fatto che il disabile può essere uno stimolo all'apprendimento e può essere anche fonte di entusiasmo, perché lavorando con una persona di diversa posso anche essere più ingaggiato e identificato. Quindi nulla di nuovo rispetto a quello che dicevamo prima. Sempre riferito alla diversità legata alla disabilità, quello che dicevamo, le aziende sono attente in fase di reclutamento e di selezione, perché sono le due fasi che vengono normate per legge, ma spesso chi governa l'azienda, il top management, l'imprenditore, non si sente responsabilizzato nella gestione del disabile, che viene lasciato nelle mani dei colleghi. Poi bisogna vedere se i colleghi hanno la volontà e capacità di gestire il disabile, perché questo è il tema. E c'è una scarsa attenzione rispetto agli stereotipi nei confronti dei disabili. Ad esempio, mediamente nel comune sentire c'è una grande categoria di disabilità, mentre chi opera nel settore sa bene che le disabilità sono veramente una diversa dall'altra. Già quella fisica e psichica sono mondi profondamente diversi. Famoso stigma che vi dicevo prima. La malattia, perché qui anche le malattie invalidanti vengono molto associate alla disabilità, sono considerate come elementi di svalutazione delle capacità professionali degli individui. Le persone disabili diventano oggetto di stigma in quanto portatrici di caratteristiche non standard. E questi sono due dati che vengono dalla nostra ricerca, ma che sono assolutamente confermati da altre ricerche a livello anche internazionale. Ecco, cosa ci dice la letteratura, ma io dico sempre anche il buon senso, perché alle volte non è che c'è bisogno di grandi studi per arrivare a scoprire l'acqua calda. Ecco, come si potrebbe riuscire a gestire più efficacemente la diversità legata alla disabilità, ma non solo. Ecco, cercare sempre di fare un legame tra ruolo e capacità. Vi dicevo prima,
tutti i non vedenti che vengono messi al centralino, boh, può essere, però andare anche a intercettare, si chiamano capacità residue, mi sembra che in gergo, non in gergo, vengono chiamate, ecco, vedere bene effettivamente quali sono le capacità dei disabili per trovare il ruolo più idoneo, senza fare generalizzazioni. Ecco, chiarire anche molto bene quali sono i criteri di valutazione, perché vi dicevo prima, gestire il disabile c'è sempre una grande, si rischia sempre di cadere negli stereotipi, quindi ancorare la valutazione della prestazione delle persone a sistemi chiari aiuta a non cadere nel pericolo dello stereotipo. Formare le persone, soprattutto chi lavora con il disabile, sia per abbattere stereotipi e pregiudizi, ma anche per informarli proprio sulle caratteristiche delle disabilità. Team building sono delle modalità formative che aiutano disabili e, tra virgolette, non disabili a conoscersi reciprocamente. E un'altra leva importante per far sì che si superi lo stigma nei confronti del lavoratore disabile è quello di alimentare un clima di fiducia, cooperazione e partecipazione per tutta l'organizzazione. Anche qui facile a dirsi, poi questa deve essere una cosa dichiarata, ma poi che venga effettivamente agita a 360 gradi. Allora, prima di affrontare l'ultimo step, io vi proporrei una pausa. Ci ritroviamo tra quarto d'ora? Quanto fate di solito? Un quarto d'ora? Così poi vi propongo la prossima esercitazione. Posto? Pensi siano rientrati tutti? Allora, riassumiamo dove il percorso che stiamo facendo. Allora, siamo partiti dando una definizione di diversità, vedendo anche l'approccio che hanno attraversato le organizzazioni per parlare di diversità, da un approccio politico a etico fino a diventare strategico. Abbiamo quindi parlato dei vantaggi che una diversità porta alle organizzazioni e poi attraverso la storiella dell'elefante e della giraffa abbiamo iniziato in realtà a dire che sì, la diversità genera valore ma può essere anche un ostacolo e quindi abbiamo affrontato un po' il tema delle criticità soprattutto legato alla gestione della diversità legata alle abilità. L'ultima parte invece mi volevo concentrare su il legame tra diversità e individuo, fermo restando quello che ci siamo detti fino adesso, cioè che interfacciarsi e avere la possibilità di lavorare con persone diverse da noi sia assolutamente un valore, fermo restando però la consapevolezza anche dei possibili criticità ed ostacoli. E rispetto a questo vi volevo innanzitutto far
vedere quelle che sono considerate le tre barriere all'accettazione della diversità. Che cosa significa? Significa che tutti noi in realtà abbiamo una sorta di filtro mentale che ci consente di vedere alcune cose rispetto alla realtà e che non ci consente di vedere altre cose. Vi faccio questo esempio. Non so se conoscete queste figure. Chi ha fatto studi più psicosociologici probabilmente li ha incontrati. Che cosa vedete qua? Un volto, un viso. Allora, tutti gli uomini vedono delle donne e le donne presenti cosa non vedono uomini, immagino? Un fiore. Qui? E ancora? Gli uomini continuano a vedere le donne. Due cavalli. Poi qui? Montagna, un tramonto. E il viso di una donna che rimane centrale. Tre figure, le viste tutte? Qui? La donna c'è ancora? No. Questo? È una persona che è un dormiente. Un cadavere. Il diverso fatto fuori dalla maggioranza. Questo? Un'ecografia. Ma a me è successo. Di cosa? Di feto? O è un figlio o è un'altra. Tutti vedete entrambe le cose? No. Con i? Il collo della vita.
di loro. Se ti tolgo questo, niente, non ti agevolo. Allora, concentrati su questo, fallo diventare un occhio. Un occhio di profilo. Questo è l'occhio e questo è il naso. È messa per così. E la bocca. No, ecco. Questo è esattamente il filtro cognitivo. Sta agendo su di te. Dai, chi è che la può aiutare? Io non riesco. Perché quella collana che ha la superiorità del supporto. Questa è la bocca. Hai vista la vecchia? Sì. Adesso non mi vedo la bambina. Perché vi ho fatto vedere? Stessa figura, siamo portati a vedere cose diverse. E non è detto che quello che veda io sia più corretto di quello che vedi tu. Come ci si regola? Cioè, se una persona continua a vedere solo la vecchia e l'altra vede la giovane, come si arriva al... Ok. Nostra mente annulla l'errore e ci appare già risolto. Esattamente. E guardate, già nella banalità di queste figure questo avviene. Immaginate su problemi complessi, dove spesso quello che noi facciamo è continuiamo a portare avanti la nostra visione di quell'evento, di quella situazione, e non è detto che l'altra persona veda di quell'evento esattamente l'opposto. Molti conflitti che noi viviamo quotidianamente dentro e fuori le organizzazioni nascono da queste che vengono definiti, questi filtri cognitivi, si chiamano distorsioni. Distorsioni. O bias. Ovviamente l'inglese non manca mai. Quindi, parlando di diversità, la prima diversità a cui devo prestare attenzione è vedere di fronte a quello che accade, agli eventi, se sta agendo una mia distorsione o se effettivamente quello che sta accadendo è la realtà. Quindi ponendoci sempre nel famoso punto di domanda, quindi è successa una cosa, questa è la mia visione, magari l'altro vede esattamente una cosa opposta, non è detto che la mia visione sia quella corretta. Quindi poniamoci sempre nell'ottica di punto di domanda. Questo è quello che penso io. Chissà cosa pensa l'altro. Quindi... No, non ci interessa mai niente. Diciamoci. Esatto. Però questo è il primo scontro, quindi la prima causa per cui falliscono molte... Assolutamente. Sì, sì. È nel ruolo, cioè non è solo nell'imprenditore, in qualsiasi organizzazione ci sono alcuni ruoli che sono più conflittuali già nella nascita. Quello di cercare di cambiare l'impostazione funzionale, no? Di cambiare la visione di chi dovrebbe fare impresa. Chi fa impresa, no, il suo è quello, non lo puoi cambiare, non lo cambierà mai, non vedrà mai la vita, è solo la giovane. Ma come? Che può avere senso, Non ha mai l'altra visione, come dire dipendente non avrà mai la cioè la... È a due, cioè si parla proprio di corresponsabilità, Non
Cioè noi vediamo, non noi, gli esseri umani vedono la propria categoria e la difficoltà è invece vedere che cosa pensa l'altra categoria, per cui possono essere operai, imprenditori, possono essere donne e uomini, possono essere settentrionali e meridionali. Quindi nel momento in cui io mi inserisco in una categoria, vedo questa cosa qua, faccio fatica a vedere l'altro. Dimmi. Non a caso, tornando alle esperienze importanti di generalizzare, sì, vabbè. Sono quelli che sono stati mandati dai padri, con dei nonni, nella rete di montaggio, a fare il operai. Ma tu vuoi vedere l'altra parte? L'altro come si descrive, così che non si verificasse le difficoltà, se ne parlava forse proprio gli eventi, ma non solo gli eventi, ma anche altre sicuramente imprese importanti, sono passate per vedere il montaggio, o dalle officine per vedere come si monta e come si smonta. Certo, accade spesso così. Ma cos'è il problema? Spesso quello che accade sempre a livello di team, mettiamola così, dicevo prima, molti team, molti gruppi falliscono perché non c'è la capacità di andare oltre la propria visione del mondo. Per cui molti conflitti che nascono all'interno del team sono causati proprio dal fatto che ogni persona pensa di essere il detentore della verità ed è difficile entrare invece nell'ottica dell'altra persona. Quindi, proprio dal punto di vista cognitivo, mettetevi sempre in testa che di fronte alle difficoltà, di fronte a un problema, ok, io ho la soluzione, ma non è detto che la mia soluzione sia migliore di quella di un'altra persona. Anzi, poi quello che dopo che si supera la fase conflittuale all'interno dei gruppi, spesso quello che accade è che ci si conosce talmente bene che ormai c'è una sorta di alchimia tra le persone e si riesce effettivamente a vedere i diversi punti di vista senza per questo entrare in conflitto. Perché in realtà spesso di fronte a due visioni diverse degli eventi scatta poi il conflitto relazionale. Che cosa accade nel conflitto relazionale? Quindi lo scontro non è più tra due visioni dell'evento e del problema, ma diventa uno scontro tra me e te. E quindi sei tu che non mi vuoi bene, sei tu che mi svaluti, invece che rimanere un semplice confronto tra visioni del mondo. Quindi spesso i conflitti di contenuto degenerano fino a diventare conflitti interpersonali. Assolutamente. Spesso le storie pregresse non risolti, quindi conflitti non risolti, diventano poi l'origine di conflitti successivi. Tant'è che spesso si assiste a conflitti tra persone e lì per lì, se tu sei l'esterno, dici ma di cosa state discutendo? In realtà spesso quel conflitto nasce da conflitti precedenti non risolti o da pregressi, che quindi inficiano quella situazione contingente che voi vedete. Com'è? Esattamente, esattamente. E noi donne siamo molto brave in questo. Qui possiamo forse dichiararlo. Com'è? Sono tutti molto d'accordo. Altre barriere, non più legate a barriere cognitive, ma a quelle che stiamo descrivendo adesso, quelle che diventano barriere relazionali, nascono invece e danno origine da cose molto diverse, che proviamo adesso in questa esercitazione, dove vi chiedo di prendere più o meno una decina di post-it a testa, più o meno, fate ad occhio. Pronti. Avete tutti una biro?
con sto robo. Mi sento molto rockstar con questo. Mia figlia sarebbe fiera di me. Fuori, no? In gruppo, out group, è diverso da me, lo butto fuori. Poi in realtà quello che succede è che... Allora, riassumendo quello che ci stiamo dicendo, è che l'immagine che le persone hanno di se stesse deriva dalla consapevolezza di appartenere a un gruppo specifico, cioè il fatto di appartenere a dei gruppi per noi dal punto di vista identitario è assolutamente fondamentale, perché altrimenti non ci sentiremmo identificati con qualcuno. L'in-group, cioè il gruppo a cui noi apparteniamo, viene valutato in maniera più positiva del gruppo in cui invece non ci apparteniamo. Ed è tanto inscritto in noi questo meccanismo che voi, se avete bambini piccoli, si vede già all'asilo. Mia figlia, la piccolina, che ha 3 anni, sa di essere della classe dei verdi. E se gli dici la classe dei blu, lei dice, oh, che schifo, i blu. Quindi è già dentro di loro il fatto di sentirsi importanti perché appartenenti ad un determinato gruppo. E il gruppo a cui si appartiene, ovviamente, è il gruppo... Assolutamente, è fisiologico. È sì. È anche cellulare. Sì, sì. Certamente. Tant'è che quando le persone percepiscono di non essere appartenenti a un gruppo, quindi di essere... Come? Il mobbing, l'origine del mobbing è proprio questa, quando le persone non si sentono dentro al gruppo, si sentono emarginate e quindi escono proprio di testa. Questa è la definizione di stereotipi, sono delle labbra mentali frutto dell'interazione sociale, quello che dicevamo prima ci aiuta perché ci differenziano il mondo. L'operazione mentale di costruzione dello stereotipo si basa su una semplificazione non reale ma soggettivamente necessaria.
Per cui, ad esempio, gli americani sono imperialisti. Se andiamo all'estero, spaghetti, cosa ci dicono? Adesso sì, adesso lo stereotipo è leggermente... I cinesi lavorano in condizioni terribili, sono pagati pochissimo. Qualcuno di voi ha avuto la fortuna di andare in Cina, nelle grandi città della Cina? Ecco, questa è una parte del mondo cinese. In realtà nelle grandi città sono veramente molto più avanti di noi, dal punto di vista tecnologico. Dimmi. I sordi non sentono la musica, Beethoven era sordo. Le donne sono sensibili ed emotive, poi vedete la Condoleezza Rice e dite... Quello che dicevamo, dallo stereotipo poi il passo al pregiudizio è abbastanza semplice. I pregiudizi aggiungono un giudizio di valore, riguardano gruppi sociali più che individui ed eventi, sono tendenzialmente sfavorevoli e tendono a generare la profezia che si autoavvera. La conoscete? Il meccanismo della profezia che si autoavvera? Sì, succede esattamente così. Anche su cose banali, i semafori come sono? I semafori come sono? Sempre rossi. I passaggi livello? E quindi in qualche modo tu ti metti già nelle condizioni di vedere solo quello che conferma il tuo stereotipo. Per cui su alcune categorie sociali tu ti aspetti di vedere quello che effettivamente... Esattamente. Scusami? I miracoli sono dei cattoli che non sono dei musulmani, noi ci aspettiamo i miracoli che li vediamo. Sì? I musulmani non si aspettano di vedere. Sì. Mi manca un pezzo, aspetta. No, dimmi, spiegami. No, 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 i miracoli? I miracoli? Sì. Vengono riconosciuti dai cattoli. Ah, sì, certo, assolutamente. Esatto. Vediamo, osserviamo. Esattamente, quindi ci parliamo dell'idea. Chiarissimo. Relazionali che si originano negli stereotipi e nei pregiudizi, ci sono poi delle barriere attitudinali. Cosa significa? Significa che tutti noi siamo portatori di alcune attitudini, giusto? Che cosa sono le attitudini? Dove nascono le attitudini? A scuola. A scuola? In famiglia? Si nasce così? Non si sa bene, no? Alcuni dicono si nasce così, altri dicono no, tutto quello che è la storia di vita. L'unica cosa su cui gli studiosi concordano è pessimismo cosmico, questa partita di lì è che si dice che si stabilizzano intorno ai 20 anni. Addirittura si dice che si formano già nella vita intrauterina, quando siamo nella pancia della nostra mamma. Dopo un po', questo non vuol dire che dopo i 20 anni non cambiamo più, ma il cambiamento è più difficile. Quindi siamo meno plastici. Quindi abbiamo tutta la prima parte della nostra vita in cui possiamo, stavo scrivendo talenti, però mi è uscita così, possiamo sviluppare i nostri talenti, cioè le nostre attitudini di base. Tutti noi abbiamo le nostre attitudini. Anche qui ho scritto talenti, ma posso anche scrivere aree di miglioramento, perché le attitudini possono essere positive o negative. Aree di miglioramento. E per indagare una parte delle nostre attitudini, vi ho predisposto, ovviamente non l'ho predisposto io, esiste già, un questionario semplice che va a mappare le attitudini di base. Non la totalità delle attitudini, ma alcune preferenze che noi utilizziamo nel relazionarci con gli altri. Se volete, leggete e ve lo compilate. Vi spiego come funziona. Allora, magari lo leggiamo insieme e poi vi lascio la compilazione. Allora, questo questionario di autovalutazione è stato sviluppato
al fine di promuovere la consapevolezza e migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno dei team. Una volta terminato il questionario potrete identificare le vostre preferenze. È necessario distribuire 6 crocette al massimo, e vanno utilizzate tutte, per ciascuna riga orizzontale, in modo da indicare in quale misura le affermazioni rispecchiano le vostre preferenze. Mettete un numero più alto di crocette nella casella che più corrisponde alla vostra persona, per esempio 6 crocette se vi riconoscete moltissimo, o viceversa nessuna se non vi riconoscete per nulla. Non dovete pensare a lungo. Quindi avete su ogni riga 3 affermazioni a cui potete attribuire 6, 0, 0, 4, 2, 2, 5, 1, 1. Sì. Quindi la somma. Esatto. Esatto. È così. Scusa? Su ogni riga 6. Su ogni riga devo posizionare 6 crocette. Però in queste 3 risposte io posso rispondere, posso mettere 3-1, 2-3, 0. Sì, sì. Quindi sono consecutivi, diciamo, devo, no? Cioè valutare bene. Sì, le leggi prima tutte e 3 e poi vedi in quella che ti identifichi di più gli dai un punteggio più alto, quella meno. Disincentiviamo questa cosa. Okay. Grazie Roberto per il contributo prezioso. No, scusate, li mettete sì, nella casellina accanto, questa qui, qui e qui. Perché poi qui invece va la decodifica. Quindi nelle caselline. Come nell'esempio, brava. Avete visto?